giorno 24 maggio 1959, in una piazza aggrimita di fedeli, dopo il discorso del nostro parroco Monsignor Pasquale De Lorenzo, il vescovo Vincenzo De Chiara inaugura con una solenne concelebrazione la statua della Madonnina. Le riprese sono state effettuate dal signor Luigi Albonico, il video è stato curato da Francesco Anastasio. Dalla cronistoria della parrocchia di Sant'Ippolito martire da parte di Monsignor Pasquale De Lorenzo, parroco dal 1924 al 1963. Alle ore 18:30 del 24 maggio 1959 viene benedetta la statua della Madonnina nel recinto della nostra chiesa matrice. La benedizione viene impartita da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Vincenzo De Chiara, nostro amatissimo vescovo, che celebra la Santa Messa su apposito palco all'aperto, tenendo il discorso inaugurale e consacrando la parrocchia al Cuore Immacolato di Maria. I fedeli sono stati avvisati con un pubblico manifesto. Sono trascorsi 100 anni da quando la Vergine Santissima apparve alla veggente Bernadette, iniziando così quel ciclo meraviglioso di portenti che, affermandosi nei 10 decenni, ha scritto pagine di fede e di spiritualità a conferma della fede cattolica e a smentita di ogni miscredenza ignorante e settaria. A ricordo di tanto evento viene inaugurato il monumento alla Madonna Immacolata nel recinto di questa chiesa matrice, previo svolgimento di una settimana mariana. Il monumento è opera del cavaliere Angelini Leone di Querceto, Lucca, opera riuscita come arte e come espressione religiosa. Il blocco di granito fu cavato e lavorato nelle cave di Nicotera. La chiusura è in pannelli di rete e opera dei fratelli Rocco e Ippolito Gagliotti. Le proporzioni e la messa a posto fu diretta dal signor architetto Bagalà di Palmi. La cerimonia dell'inaugurazione si è svolta con la presenza di una enorme popolazione. L'omaggio floreale è riuscito imponente per i sentimenti filiali di devozione alla Madonna che si sono manifestati dalla pietà che accompagnava la presentazione dei fiori alla base del monumento e del numero stragante degli offerenti. Al termine dell'omaggio, Monsignor Vescovo ha celebrato la Santa Messa sul palco, come sopra detto, e al termine della Messa ha tenuto il discorso inaugurale ricco di profondi ed elevati sentimenti e pronunciato con unzione veramente pastorale. Dopo il discorso, tra l'attenzione dei fedeli, ha letto la formula della consacrazione della parrocchia al Cuore Immacolato di Maria Santissima. La chiusura del discorso, Sua Eccellenza Monsignor Vescovo, con felice parole, ha consegnato la Madonna come regina